Margherita Lancia, prima sposa di Ruggero di Lauria dall'anno 1273 e della quale solo elogi si possono declarare in quanto estremamente buona, distinguendosi per la sua rara prudenza e per l'onestà esemplarissima dei suoi costumi, come si compete alla sposa del primo grande ammiraglio della flotta catalana, fratello di latte di Costanza di Svevia, amico e consigliere del re Giacomo e di suo figlio Pietro il Grande, barone e signore di Lauria, di Lagonegro e di Ravello, Maratea, Castelluccio, Rotonda, Papa Sidero e Laveno, signore di Laino, ammiraglio del regno di Sicilia e d'Aragona, grande ammiraglio della flotta catalana, signore di Gerba e di Kerkel, signore di Castellamare, barone di Concentaina e signore di Valencia. Basta così, caro. Conserva un po' delle tue lodi per le tue storie. È il solito Muntaner, fedele servitore della Catalogna e cronista di tutte le battaglie di Ruggero, che però, bisogna riconoscerlo, è un po' di parte, visto che il suo ruolo è non solo quello di un reporter di guerra, come direste voi, perché deve però anche tramandare alla storia nella maniera più rispettosa e affascinante le gesta di mio marito, come del resto quelle di tutta la nobiltà catalana e aragonese. Uno di mestiere, insomma, a volte un po' eccessivo. Abito questi luoghi da 800 anni più o meno e mi capita di aver voglia ogni tanto di assaporare lo stupore di qualche visitatore. Sono stata la prima sposa di Ruggero dal 1273 al 1291, quando il mio tempo scaduto mi portò via, ma non prima di aver dato al mio sposo 5 figli. Ho avuto un bel da fare allora e forse la mia prematura morte fu anche per stress, come direste voi. Muntaner, lo sapete bene, ha riportato dei nostri 24 castelli e ha anche precisato che questo di Lauria fu il più cospicuo di tutti. Puoi immaginare come fosse difficile abitarlo e gestire tutto quel ben di Dio in sua assenza, tra l'altro, visto che lui era sempre fuori a fare guerre. Non che non fosse un buon marito nei pochi tempi che lo avevo accanto, ma fuori di casa era tutt'altra storia. Erano tempi violentissimi e lui, violento, lo era per natura più degli altri. È passato alla storia come il sanguinario, come quel Dracula che le stesse crudeltà aveva imparato dalle sue esperienze d'Oriente. Prigionieri, a meno che non potesse chiederne il riscatto, non ne faceva. Quelli che aveva contro venivano ammazzati oppure, se proprio erano in tanti, che costasse molto seppellirli, li faceva accecare perché non fossero più abili alla guerra e non corresse il rischio di trovarseli ancora di fronte a combattere. Una volta ne accecò 260, tutti meno uno, al quale tolse un occhio solo perché con l'occhio sano potesse guidare i suoi compagni di nuovo ai loro accampamenti, legati tutti ad una sola lunga corda e tutti i soldati del re di Francia. Con cattiveria e tale gusto per la beffa, che quando il re li vide ne cadde ammalato e capì che tutta la sua armata era caduta in rovina. E quanti impiccati sui pennoni delle sue navi! Oppure impalati lungo le spiagge del Tirreno con i cadaveri lasciati lì a imputridirsi per segnalare quanto era pericoloso venirgli incontro. Ma in famiglia sapeva essere perfino dolce e con il suo re Pietro, con il quale era cresciuto insieme, quanta amicizia e adulazione. Come quando gli scrisse che per lui, attraverso le sue audaci imprese in mare, tutti i pesci del Mediterraneo portavano impresse sul dorso le 4 barre dello stemma d'Aragona. Grande comunicatore, direste voi oggi. Incattivito invece dai reumatismi da uomo di mare e dalle ferite di guerra, avido di onori e di ricchezze, fino all'ultimo giorno il suo nome significò terrore per i suoi nemici. Sono sorpreso e onorato insieme. Non so perché questo succeda, ma l'occasione è troppo ghiotta e non posso evitare di ribaltare a te le fantasie che sempre si affollano quando salgo questi posti, come quando venivo qui da ragazzo per i filoni che allora si facevano marinando la scuola. Dimmi, ti prego, delle donne, i cavalier, l'armi, gli amori, le cortesie e le audaci imprese. Ah,
Concetta! I tuoi figli piangono! Dai, dai, l'accompagno io! Vai a casa, in fretta! Vi siete fatti un'idea di un castello che risente dei racconti di fiabe e lo immaginate bello e affascinante, con eroi vestiti di lucide armature e sempre a far la corte a splendide ragazze bionde con le trecce lunghe. In realtà i nostri castelli avevano invece un altro compito, un po' più truce. Erano macchine da guerra e dovevano essere sempre pronti a sostenere un attacco. E più che il fascino, dovevano invece incutere terrore. Era questa un'arma psicologica che per prima cosa presentavano all'eventuale nemico. Dovevano essere imprendibili i castelli, con riserve di acqua che dovevano durare a lungo e gente armata e poco abituata alle frivolezze, perché sapevano che dovevano vender cara la pelle e ammazzare gli altri prima che gli altri ammazzassero loro. Gente abituata a obbedire e combattere e che nel frattempo doveva adattarsi a fare di tutto, perché c'era sempre da aggiustare una torre, rinforzare un muro, realizzare trabocchetti o affilare spade e frecce, ammassare pietre da buttare di sotto in testa agli aggressori. Bisogna riconoscere però che era anche in fondo una piccola comunità, perché era fatta in un certo senso a cipolla, con un posto nella parte più difesa e che era il mastio. Una torre interna squadrata nella quale si rinserrava all'occorrenza la famiglia del signore. Tutti intorno una serie di mura che avvolgevano il mastio e che di volta in volta venivano costruite allargando sempre più la parte difesa per contenere le altre costruzioni che nel frattempo si accostavano sotto il castello per averne protezione, e che bisognava far rientrare dentro le mura perché non diventassero una difesa invece per il nemico proprio sotto le mura. C'era qualche nobile, ma anche contadini, carpentieri, fabbri, calzolai, donne di servizio. Depositi e piccole stalle affollavano gli spazi, che spesso erano utili appena per lavorare e dormire. D'altra parte conveniva che fosse dentro le mura tutta quella gente, perché chi le abitava era utile per la difesa e intanto lavorava orti e animali, tutte cose che in caso d'assedio erano sempre necessarie. Solo il mastio aveva un po' di servizi in più e qui a Lauria un cortile era stato coperto per ricavare una grande sala da utilizzare come luogo di rappresentanza, di discussione sulle strategie e per i banchetti, quanto capitava, oppure per ballare o giocare a scacchi. Di notte si stava chiusi e sulle torri c'era sempre qualcuno di guardia, non solo per controllare la valle intorno, ma anche per vigilare che non scappassero i prigionieri, che comunque erano ben rinchiusi nei sotterranei, incatenati al buio e la sola nuda terra per dormire. I prigionieri ci dovevano essere sempre, perché in fondo erano la vera risorsa del castello. E se non erano da punire, erano stati catturati in battaglia o nelle scorrerie lungo la costa, come era abitudine di quel tempo. Ed erano stati scelti perché erano persone facoltose e ci si aspettava che qualcuno pagasse per il loro riscatto. Questo era comunque l'incarico che mio suocero Riccardo, il padre di Ruggero, aveva ricevuto da Federico II in persona, in quanto era onesto e di sicura fedeltà. Lauria era un feudo considerato imprendibile e perciò una prigione sicura anche per detenuti di alto rango. E la struttura del castello era pensata per questo. Dimmi allora, com'era fatto il castello? Quando arrivò qui Gibel, nonno di Ruggero, normanno e primo barone di Lauria, c'era forse una sola antica torre saracena, un punto di vedetta in mezzo alla valle.
Fu lui che si stallò nel mastio, così come lo avevano inteso i Longobardi. Del mastio la struttura si riconosce ancora, guardando dall'alto. Le sue mura sono spesse più delle altre. E fu Riccardo, figlio di Gibel e padre di Ruggero, che lo ridusse molto per far spazio all'idea sua di guerra, che non era più longobarda ma normanna. Divenne residenziale il castello, occupando tutta l'area e sporgendosi anche un po' nel vuoto, cosa che tanto tempo dopo ha causato dei crolli, aiutati anche dal cannoneggiamento che avrebbero poi fatto i francesi del maresciallo Massena. Ma questo è stato molto tempo dopo. Intanto il castello ebbe la sua sala grande e due cisterne per la raccolta dell'acqua piovana. Salì di un piano il castello e già da fuori, guardando dalla valle, sembrava sorgere dalla roccia. Si mostrò allora più potente e tetro e pauroso. Questo voleva Riccardo, ma dentro assunse un aspetto residenziale e con vere comodità per quel tempo. Ma dimmi allora, come si viveva al castello? Posso dirti che la giornata tipica di un barone iniziava di buon mattino, quando al canto del gallo il ciambellano e alcuni servi lo tiravano letteralmente fuori dal letto e poi se la filavano per sfuggire alle sue bastonate. Salutava un San Giorgio o un San Michele, che erano protettori degli uomini d'arme, e si sciacquava un po' il viso prima di radersi e usare un foro fatto sopra una pietra che faceva cadere gli escrementi direttamente fuori dalle mura. E questo era un privilegio suo e della sua famiglia. Faceva un'apparizione in una cappella per le preghiere e per l'occasione offriva pane, vino, lardo e frutta che il prete a sua volta distribuiva ai più bisognosi. Poi colazione abbondante e via a cavallo per un paio d'ore. Rientrava per un'ispezione nelle scuderie e nelle armerie a mezzogiorno. Poi da un corno faceva annunciare la tavola bandita nella sala grande. Veniva servita selvaggina, naturalmente, e lui mangiava seduto a uno scanno che sovrastava gli altri per ribadire la sua autorità, servito da giovinetti di nobile famiglia che un giorno da lui avrebbero ricevuta l'investitura di cavaliere. Dopo, se non c'erano affari urgenti da sbrigare, si giocava un po' a scacchi o a dadi. Ascoltava il Siniscalco, che per suo conto amministrava la giustizia locale, e poi tutti gli altri responsabili delle varie parti del castello. Alle 7 suonava di nuovo il corno, e questa volta per la cena. E allora il signore si lasciava un po' andare con il vino, e poi, barcollando, se ne tornava nella sua stanza. E già i servi erano pronti a spogliarlo e metterlo a letto. Tutto questo in tempo di pace. Ed era abbastanza monotono. 2-3 volte all'anno, tra processioni e investiture, si organizzavano anche piccoli tornei e qualche volta lui stesso scendeva in lizza. Si teneva in esercizio, essendo un uomo d'arme e sapendo che più in forma era, più aveva modo di allungare la sua sopravvivenza reagendo ad eventuali assalti quando si combatteva davvero. Già a 12 anni era stato anche lui stesso costretto a maneggiare le armi e a 15 era stato fatto cavaliere. Si poteva nascere soldato o barone, ma questa iniziazione toccava a tutti e non si era cavaliere senza superare l'investitura. La cerimonia si svolgeva a Natale, a Pasqua o alle Pentecoste, all'Ascensione o nella festa di San Giovanni. Il candidato cavaliere, dopo un bagno di purificazione, indossava una tunica bianca che voleva dire purezza, un manto rosso per il sangue che si era disposto a versare e una cotta nera per significare che la morte non lo spaventava. Il prete gli benediceva l'arma che gli era stata affidata
E poi il signore con il piatto della spada lo colpiva 3 volte sulla spalla nel nome di Dio, di San Michele e di San Giorgio. Oppure gli arrivava un bel ceffone, la cosiddetta palmata. Come per voi quando fate la cresima. Una volta un barone tirò così forte il ceffone che il damigello di turno stramazzò al suolo e non si rialzò più. Superata la prova, il neocavaliere poteva finalmente sedere a tavola, portare la spada al fianco, entrare armato in chiesa e mangiare con gli altri cavalieri. Ma oltre ai privilegi c'erano i doveri e il codice della cavalleria gli imponeva dedizione a Cristo e alla Vergine. Al grido «Dio lo vuole!» doveva gettarsi nella mischia e alla fellonia doveva preferire la morte. Teneva alla parola, era galante e generoso con le donne. Fu la cavalleria che ispirò quell'amor cortese importato dai provenzali e cantato dai poeti della scuola siciliana e del dolce Stilnovo. Mentre il signore cavalcava a caccia, la moglie, circondata dalle damigelle, ascoltava i madrigali e le imprese di immaginari cavalieri. Poi intrecciava dialoghi sottili e a volte un po' ambigui con il menestrello. Se aveva particolari pruriti, poneva strani quesiti per sondare la disponibilità, ma tutto doveva sembrare consentito, perché mentre il signore, per necessità di guerra, poteva trovarsi in situazioni licenziose, per le dame era oltremodo pericoloso farsi sorprendere in flagrante. Le corna prudevano e l'adulterio non restava mai impunito. Ma qui da noi ci sono stati episodi di amori finiti male? Si fa tardi e non sempre mi è concesso di rimanere a lungo in chiacchiere con un visitatore. Chissà, magari un'altra volta potremo continuare a discutere. Ma ci rivedremo? Quando? Quando ci rivedremo? Ci rivedremo? Ciao! 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 Ma... Ciao, ciao, ciao. Ruggero di Lauria, dell'Aquila gli occhi noi abbiamo, dei mostri noi facciamo più bocconi. I nostri cuori alberga un gran destino di tutto quanto il popolo marino. Il nostro Pietro dorma pur tranquillo, tosto le nostre donne saranno difese, protette saranno le nostre navi, negli avamposti son del nostro regno.